era cioè, nella zona dell'Eur veramente, cioè no, si trovavano all'Eur. A, a Viale Marconi. Viale Marconi. Se la facevano a Viale Marconi. Ostiense Marconi. Viale Marconi. E loro praticamente hanno cominciato a dare, Alibrandi dava i soldi a Carminali, che li dava a Giuseppe Pucci. Per pulirli. No, no. E gli dava una strozza, ah, 10% al mese. Okay, sì, 10% al mese. Hanno cominciato a investire qualche soldino questi terroristi, che non erano più terroristi ma erano rapinatori. Che quello era un periodo strano, ancora avevano capito che erano quella grande. E Carminati, che è stato più furbo di tutti, dopo ci ha rimesso l'occhio mentre attraversava, con una raffica remitra prese, quando è uscito, ripeti, un'indiscrezione che gira sotto banco, diciamo. Sì. Dice che Carminati fosse un uomo dei servizi infiltrato dentro a... Secondo lei? Difficile. Beh, i Mitra sul treno ci ha messi lui, quello non c'è piove, su quello non c'è piove, per me sì. Sul treno quello di Taranto? Per me sì, perché qui i Mitra io li conoscevo. Sono andati a finire su quel treno, c'aveva lui un deposito. Vabbè, lasciamo per. Sì, però io posso dire una cosa, Massimo, a parte è milanese, ma anche romano, è di Milano, ed è molto intelligente, Sì, Massimo, sì, no, no. Massimo è intelligente, ma era molto amico dei fratelli Alibrandi, lui, sì. E dei Fioravanti, lui era proprio legatissimo a Cristiano, sì, si è messo per esempio con... No, c'ha vicino Dio Talleni, c'ha preso una macchina a corso fra, ciao, fermi, non mi fermo, riportacci tu, c'ha i guardi appresso, vai via, vai, ancora mi corri appresso, va via. Certamente, c'ha un ristorante lì a prima porta. Sì, c'ha una officeria, c'ha un autosalone grosso, quello sulla famiglia, la mia vita sta bene.